Buongiorno, mi chiamo Vernia, sono un consigliere nazionale dell'associazione ASAPS, acronimo di Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, che ha sede in Forlì, con circa 20.000 associati su scala nazionale. L'evento di questa mattina, in questa bellissima città, è volta principalmente a dare informazioni circa la incidentalità in generale ed in particolare l'applicazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada. Molto probabilmente qualcuno si chiederà cosa sono questi numeri. Bene, fanno riferimento l'articolo 186 per quanto riguarda lo stato di ebbrezza alcolica, l'articolo 187 per l'assunzione di farmaci oppure sostanze psicotrope oppure sostanze di altra natura che portano il soggetto o l'individuo a comportamenti non coerenti per la vita quotidiana. Detto questo, Polizia Stradale, che ha sede in Forlì, con circa 20.000 associati su scala nazionale. L'evento di questa mattina, in questa bellissima città, è volta principalmente a dare informazioni circa la incidentalità in generale ed in particolare l'applicazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada. Molto probabilmente qualcuno si chiederà cosa sono questi numeri. Bene, fanno riferimento l'articolo 186 per quanto riguarda lo stato di ebbrezza alcolica, l'articolo 187 per l'assunzione di farmaci oppure sostanze psicotrope oppure sostanze di altra natura che portano il soggetto o l'individuo a comportamenti non coerenti per la vita quotidiana. Detto questo, siamo stamattina ad informare tutti gli operatori che si trovano sulla strada, indipendentemente dalla loro appartenenza. L'importante è che svolgano o applicano le norme inerenti al codice della strada. Il relatore in questo momento sta affrontando la problematica della mortalità sulle strade, che sono una cosa infinita. In Italia già da diversi anni abbiamo avuto da parte dell'Europa un tic-tac sulla diminuzione della mortalità. Finalmente, dopo 10 anni, siamo riusciti tutti insieme, dalle associazioni agli operatori, alle modifiche alle norme sulle strade italiane. Ci sono diversi incidenti, sia di natura se per persone che guidano motoveicoli, autoveicoli e pedoni. Pertanto, questo tipo di informazione rivolta a chiunque si trovi sulla strada, ritengo e riteniamo che come associazione possa essere utilissima a migliorare per persone che guidano motoveicoli, autoveicoli e pedoni. Pertanto, questo tipo di informazione rivolta a chiunque si trovi sulla strada, ritengo e riteniamo che come associazione possa essere utilissima a migliorare